Ah no, è mezzogiorno. Vabbè, mezzogiorno in effetti. 12 e giusto. mezzo. Mezzogiorno è già autorizzabile, insomma. Mi ha fatto morire. Senti, allora, l'ultima volta siamo stati praticamente bloccati dalla tecnologia, ma invece adesso siamo resilienti, come si usa dire, siamo resilienti e quindi siamo. We are back, we are back. Come stai? Bene, È bene, successo bene. qualcosa nel mondo dell'arte nel frattempo, negli ultimi 5 giorni, di particolarmente rilevante? Ah sì, qualcosa è successo. Hanno annunciato che non ci sarà Art Basel, la famosa fiera di arte contemporanea, punto di riferimento di tutto il settore. Hanno annunciato, l'avevano spostata a settembre. Di solito è programmata a giugno, l'hanno spostata a settembre, però hanno deciso di annullarla e quindi ci rivedremo il giugno dell'anno prossimo. Ok. Ma invece Richter, di cui parlavamo l'ultima volta, voglio ripartire da lì perché mi è molto piaciuto Richter. E l'ultima volta mi hanno appunto tranciato la connessione e tu sei rimasta appesa mentre stavamo richterizzandoci. Eccolo qua, il buon vecchio Gerard. E Gerard è sempre attivo, insomma, negli ultimi 5 giorni avrà Beh, diciamo sfornato. che avere un bel Gerard non sarebbe male. Cioè. Ma a parte, cioè, dico, indipendentemente dai prezzi, dalle quotazioni, perché adesso non è che si va a vedere quello vale tanto e quindi è da avere, però dipende dai gusti, ovviamente, però secondo me sono veramente dei lavori. Poi oltretutto a volte noi vediamo le opere, anzi è bello magari parlare e far vedere un minimo, così uno dopo magari si incuriosisce e va a vedere chi è. Però secondo me la cosa che fa la differenza a volte è vedere questi quadri poi dal vivo, perché tu vedi qui una piccola icona, poi dal vivo vedi la potenza, la grandezza, la potenza, e quello è qualcosa che ti tocca. Ma di solito lui fa, diciamo, grandi tele, nel senso sono dimensioni grandi o sono quadratini? Ma no, allora, sono grandi lavori, diciamo che ci sono di varie dimensioni, quindi se si vanno a vedere magari anche quando si vanno a vedere le preview delle aste, trovi dai lavori, diciamo, non dico mettibili in ogni ambiente, quindi comunque dimensioni anche da casa a grandi opere, grandi lavori, ovviamente questi grandi lavori sono importanti. È stata. Adesso mi ricordo, non mi ricordo quando sono stata a Londra l'ultima volta, era a ottobre, e a ottobre mi sembra, adesso non mi ricordo bene, c'era forse in vendita un'opera di Richter della collezione Unicredit. Wow. E diciamo che di solito il punto di riferimento per andare a vedere anche vari lavori, fiere, aste, ad esempio a ottobre c'è a Londra il periodo della fiera Frieze, che è un'altra fiera importante, Frieze, e nello stesso periodo uno può andare a vedere le varie preview delle aste che si tengono in quei giorni, perché tutti i collezionisti, diciamo, internazionali poi si muovono, non dico in massa, ma quelli sono appuntamenti importanti dove poi si muove tutto l'art system. Diciamo così. Ma il collezionista, diciamo, di alto livello, Sì. è un po' come l'investitore di alto livello che, come dire, ha prima degli altri, alcune indicazioni su, per dire, l'investitore nel mondo delle start-up, Certo. hai il cosiddetto deal flow, se sei uno, diciamo, top, il primo da cui vengono a proporre un progetto sei tu perché chiaramente sei la prima scelta, no? E i Certo. collezionisti di alto livello funzionano un po' allo stesso modo? Eh sì, allora diciamo che anche il mondo del collezionismo è valido, poi dipende anche da che, tra virgolette, segmento, di che segmento parliamo, perché poi, come dire, i collezionisti sono tanti. Poi se tu mi chiedi nello specifico quel collezionista investitore, che è un segmento magari, perché poi, voglio dire, non tutti acquistano con queste motivazioni. Quindi forse probabilmente è più importante iniziare a dire che i collezionisti sono tanti e vari, di vario tipo. Le motivazioni che guidano questi collezionisti sono varie, si va dalla
la cosa più semplice, la passione. Quindi c'è anche il collezionista in qualche modo che cerca un riconoscimento sociale, non è una cosa dichiarata, però è qualcosa che permette, diciamo, di appartenere a un certo, a una certa, un certo status sociale, il sociale. Quindi. E poi ci sono collezionisti che anche hanno una, diciamo, un interesse più filantropico, quindi vogliono in qualche modo scoprire i giovani, essere i primi ad avere individuato un artista. Poi c'è chi invece compra i nomi famosi. Alla fine è simile anche ai vari consumi di vario tipo, così come c'è chi si compra la borsetta firmata perché ha un motivo e chi ama scoprire designer nuovi senza avere il brand, ma essere lui a dire ho scoperto quel brand, dopo sarà un brand. Per cui in teoria, Alessia, uno può, diciamo, anche collezionare arte senza essere un triliardario annoiato, no? Cioè, è giusto così. È giusto magari... Ah. Assolutamente. Poi considera che anche, appunto, indipendentemente, appunto, prima c'è il tuo modo, il tuo approccio, e poi in base a quello scegli e quindi ti orienterai verso alcuni artisti piuttosto che altri. Ad esempio... Ci sono delle, possiamo anche classificare, tra virgolette, i collezionisti in base a due aspetti. Poi ci sono tanti modi di... Mm. Però uno è il tema della ricerca, quindi ricercare artisti nuovi o qualcosa o qualcuno che è già conosciuto, è già famoso, quindi come concetto di ricerca. E due, budget basso, medio, alto, quindi... In base a queste due variabili abbiamo comportamenti e collezioni diverse. Faccio un esempio. Ad esempio, quelli di cui magari parli tu, il grande investitore, a volte è budget alto, sicuramente, e molto spesso nomi famosi, perché sono quelli teoricamente definiti appunto blue chip del mercato. Quindi quegli artisti che in qualche modo conserveranno il loro valore, lo incrementeranno magari, e sono artisti, al pari magari di altri tipi di investimento, più liquidi, più facilmente vendibili. Quindi lo acquisto, posso pensare che cresca ancora un po', e intanto comunque è facilmente scambiabile. E quindi sono, diciamo, azioni Amazon, Microsoft, Apple, insomma, sono quella roba. È brutto, però hanno delle caratteristiche che possono... E diciamo, un collezionista investitore che acquista questi tipi di lavori, diciamo che appunto ha delle motivazioni, probabilmente sono più motivazioni finanziarie e sicuramente mi aspetto passione per l'arte, nel senso già parliamo sempre di collezionisti appassionati d'arte, però poi cambiano e si differenziano in base al fatto che cerchino nuovi artisti, nuovi lavori, oppure valori consolidati, come dire, non è, ma è simile, probabilmente è simile, anche paragonabile all'ambito delle start-up, perché può essere, io non conosco bene il settore, ma sono simili, così come l'investitore, adesso non so, qual è l'investitore che investe, cos'è che ci sono, early stage? C'è, certo, early stage, assolutamente, c'è l'angel che mette magari il seed, Legel mette il seed su, capito, la startup sconosciuta che però magari fa il botto, insomma, quindi è un rischio totalmente diverso. E anche lì diciamo che è simile, perché nell'arte ci sono certi tipi di collezionisti che proprio lavorano e collaborano con gallerie che scoprono nuovi artisti e questi, chiamiamoli più mecenati, perché ovviamente non è che non stanno speculando, stanno, credono, hanno un fiuto per le novità e supportano il lavoro degli artisti, così al pari delle, appunto, magari start-up. Ma devo dirti che a me interessa sempre molto fare dei paragoni tra settori diversi, ma che possono avere delle affinità. E l'ambito imprenditoriale è un ambito da osservare per anche analizzare e studiare gli artisti.
da YouTube, Angelo Callegaro, ti giro subito qualche domanda che è arrivata probabilmente nell'attesa di questi giorni, dopo che ci hanno tranciato la nostra diretta, in attesa, gli appassionati di arte erano lì. Alessia, potresti dare dei consigli a chi vuole iniziare col collezionismo? E ci sono anche altre due o tre domande simili, insomma, chi è alle prime armi, da dove parte? Ecco, mettiti nei panni anche di un ignorante come me, che magari dice, ok, voglio prendere qualcosa, però non capisco niente. E allora, io direi sempre che poi è quello che si appunto consiglia ai vari collezionisti, nuovi collezionisti. Innanzitutto è guardare, andare in giro e andare a vedere, diciamo, ecco, si può consigliare andare a vedere certe mostre, andare a vedere certe fiere, quindi, e fare, tra virgolette, l'esercizio di andare in giro, guardare e dire cosa mi piace. Primo esercizio. Prima, perché giustamente uno deve allora comprare ciò che piace. E quindi devo dire che l'esercizio più semplice e faticoso è anche conoscersi e sapere cosa piace. Non è scontato. E ci vuole un po' di... perché ovviamente, come in tutti gli ambiti, appena vedo magari qualcosa di qua che bello, poi a furia di vedere più cose mi accorgo che quel primo bello in realtà magari non è così bello. Giusto. Per i miei gusti. Certo. Quindi è come si dice, più consumo e più imparo, più vedo e più imparo cosa mi piace. E quindi quella è la prima, diciamo, la prima cosa. Il primo passaggio. Esatto, poi una volta che uno ha un pochino chiaro cosa piace, iniziare quindi a informarsi, ad approfondire, a seguire un po' l'artista. E allora lì, come dire, ho individuato chi mi piace e poi inizio a conoscere meglio anche l'attività, il percorso dell'artista, così come magari una startup. Immagino che la valutazione anche di un scegliere o meno se investire in una startup è l'idea, quindi cosa e la persona, fa. Sì, certo, le persone, il team, certo. E quindi anche l'artista, l'idea la vedo espressa dall'immagine, quindi, come dire, però poi voglio conoscere meglio la persona e capire anche la sua filosofia. Chiaro. E a volte c'è un'affinità proprio tra persone, tra collezionista e artista, anzi molto spesso i collezionisti, tra virgolette, non dico che acquistano, ma scelgono la poetica dell'artista, quindi la persona, soprattutto nell'arte contemporanea, che ci sono persone vive. Un conto è colleziono artisti ormai defunti, quindi, ma sull'artista vivente il tema della personalità è importante. Mi immagino che poi sia, come dire, molto... nel momento in cui sei bravo a valutare le persone, magari c'è un artista che ad oggi non è ancora esploso, ma poi fa un botto pazzesco, no? Cioè, e quindi è sempre interessante riuscire a analizzare. Ieri parlavo con Velasco, l'allenatore di volley storico, no? Leggendario, e lui ad esempio è molto bravo a individuare giovani che poi diventeranno bravi, ma lui dice non li trasformo io in talenti, semplicemente... individuo, riesco a capire quali sono le caratteristiche, esatto. E probabilmente se uno ha sensibilità nell'arte, insomma, riesce a fare lo stesso. Dici, l'altra volta ci stavi spiegando, diciamo, le dimensioni del mercato dell'arte ad oggi. Stavamo parlando le opere più vendute di più. Le opere più vendute, chi sono? Sì. E c'è anche grande confusione in genere, perché a volte senti in TV la notizia, ecco, l'opera è stata battuta all'asta per un cazzigliardo, ma dove girano queste opere? Sono nelle gallerie, sono nelle aste? Come funziona? Sì. Ma diciamo che questi, quando sentiamo sul giornale opera, è asta, perché quando abbiamo dei prezzi così importanti e pubblici è all'asta, altrimenti non avremmo conoscenza. Poi, nel senso, gli insider magari sanno che è stata venduta quell'opera, quell'altra, però è molto meno trasparente, mentre invece questi valori, questi prezzi, o anche proprio sulla stampa, sono prezzi di vendite pubbliche, quindi vendite all'asta. E per i curiosi, che ovviamente tutti subito... qual è l'opera più cara? Perché poi è così, la prima, la seconda o comunque. Io direi che in linea di massima, allora, l'opera più cara finora è il Salvador Mundi di Leonardo da Vinci.
che era stato venduto quanto a 450 milioni di dollari, Salvador Mundi. Poi considera che ci sono tanti artisti che più o meno, poi a seconda dell'anno o meno, sono quelli più valutati, cioè scendiamo poco meno e abbiamo De Kooning, abbiamo Cézanne, c'era stato il giocatore di carte, e parliamo di circa, lì è 4, abbiamo detto Salvador Mundi, 450 milioni di dollari, poi si scende, abbiamo 300 milioni di dollari, ci sono altri poi artisti come Rocco, Picasso, e diciamo che quelli sono, come dire, ai top dei valori in termini di opere. Se invece parliamo di artisti, e questi sono artisti defunti, se invece partiamo di artisti viventi, ecco, viventi, se ci pensi, è già più, strano dire un artista che ha venduto per 100 milioni di dollari un'opera. Anche se è solo un confronto, però ecco, sui viventi, per ora, i top lot dei viventi sono quelli di Jeff Koons, l'abbiamo detto, il Rabbit. Ah, giusto, se sì, l'abbiamo fatto vedere. Che è stato venduto a 91 milioni di dollari. E subito dopo l'altro di David Hockney, che è un altro artista vivente, diciamo un po' più anziano rispetto a Jeff Koons, che aveva venduto questo ritratto di un uomo vicino alla, alla piscina, adesso te lo traduco in italiano per non dare... era Portrait of an Artist, è questo, ed era stato venduto a 90 milioni di dollari. Cioè questo... Allora, questi super top lot. Poi ci sono anche, e adesso poi senza la lista... Aspetta, non ci credo. Sì. No, questo... Aspetta, te lo faccio vedere a tutti e così mi dici se è questo. Sì. Ma no, no, questo non è possibile. Questo non è possibile, te lo dico già, Alessia, non può essere lui. Chi è l'artista, il nome? È il Portrait of an Artist. Ah, Portrait of an Artist. È lui? Fammi vedere. È questo? Sì. 90 milioni? No, 90, no. Sì. Ma allora, perché? Cioè, spiegami... Perché? Ma scusa, aprilo e fallo vedere me. Uno. Allora, ne apro uno. Questo qua? Ah sì. È lui? Tanto, è lui. Sì, infatti okay. Vedi che... Ma in realtà la realtà è che ogni volta che tu vedi un'opera potresti dire il perché non è, come fai a, anzi un gioco divertente che faccio magari a volte a lezione è metto una serie di immagini di opere e chiedo secondo voi qual è quello che costa di più, sì. Cioè però alla fine è anche non ha a che fare più di tanto con l'immagine stessa, ha a che fare con una serie di tanti fattori, quindi è anche difficile dire questo può costare di più, è difficile. Ok, ma in questo caso, cioè, se tu mi fai vedere questo quadro qua, io ti dico, l'ha fatto il pittore che c'ha nella stradina qua a Brighton, che ogni tanto fa, siete lì, fa suo schizzettino, ti direi, e quello lì, gli darei 100 lire a un quadro così. Allora, vogliamo vederne altri, perché no, è interessante anche la percezione di dire, quest'altro no, questo è più elaborato, anzi a volte, non è detto, sì. Guardando dei quadri, tante persone, se vedono un quadro antico e quindi tutto... con i tratti elaborati, pensano che valga di più, ad esempio, magari di un'opera non so se conosci Rocco, Mark Rocco, anche lui fa cose minimali che tu dici, cioè minimali, sono poi lavori assolutamente di qualità, però magari a un primo sguardo può sembrare dire, ma come? Ma tanti altri artisti... Quindi, come dire, il taglio di Fontana che diceva, ma quello potevo farlo anch'io, no? Questo concetto qua. Tanti. Però ecco, va contestualizzato. Alla fine poi ogni artista va contestualizzato, conosciuto e anche capito. Quindi non è il singolo quadro. Il fatto che dici, quell'artista lì chi è, che percorso ha avuto, produzioni, che esposizioni durante tutto il corso della vita, che premi. Quindi... alla fine è il suo percorso, come nelle persone. Chiaro, prova a pensare. No, anche nelle persone, tu incontri una persona, come fai a dire a questa qui quanto
quanto ti dai di valore? Cioè, che valore... Non è banale, non è banale. Guardare cosa fa. E subito su Facebook Ivan Quaroni mi attacca brutalmente dicendo: ma perché Hockney è un artista importantissimo nella storia dell'arte recente? Poi Hockney non dipinge certo come il pittore Brighton, ma dai, che è ovvio, no? Cioè, questo è ovvio se uno ci capisce, ma se uno non ci capisce, invece ti sembra tutto molto così. Simile, appunto, come dici tu, magari vedo Richter che mi hai fatto vedere prima e dico: ah, però insomma questo però quello magari già ti piace, magari mi piace, piace e ci vedo, è più grande, non lo so, capito? Cioè è come i giochi, quando compri un giocattolo, no, per i figli, perché le scatole i giocattoli sono così grandi e poi dentro non c'è niente? Perché il valore percepito è più grande se la scatola è grande, e allora sei impattato anche da elementi così nell'ignoranza. È curioso, ma infatti alla fine adesso a parte, secondo me ogni tanto non è una questione di aver studiato o meno, però probabilmente è una questione anche di occhio, di vedere cose e ascoltare, dire come mai questo qui costa di più, però ovviamente ogni artista poi si colloca in un periodo storico e il suo valore è dato anche dall'innovazione che nel periodo storico ha portato. Innovazione, perché tu dici poco prima, sì, non so, si dipingeva in un certo modo, quell'artista comunque ha avuto un linguaggio diverso, ha detto qualcosa di diverso in qualche modo, e quindi poi ci sono tante cose, nel senso, come ti ho detto, la critica, le esposizioni nei musei, il fatto che sia stato collezionato da determinati collezionisti, che sia entrato in collezioni museali, ci sono, diciamo, poi tutto un tema di quali sono i fattori che determinano i valori nell'arte. Però, secondo me, una cosa di cui che dobbiamo ricordare è che poi un artista con le sue opere ha un linguaggio, e quel linguaggio, se è nuovo, se è diverso, avrà un valore in più. Se dico le stesse cose che sono state dette, non porto nulla di nuovo. Anche se la maggior parte, magari non sapendo cosa c'era prima, dice: ah beh, quello è un linguaggio nuovo. In realtà, così come in vari, l'innovazione la comprendi se conosci un pochino cosa hanno detto gli altri prima di te, cosa hanno fatto gli altri. Chiaro, è un po' come dire Banksy, qua a Brighton c'è un Banksy vicino alla stazione. E, cioè, di per sé non è che lo guardo e dico wow, chissà cosa ci vuole a farlo, no? Però è l'idea, no? È sempre, è tutto legato al suo contesto, quello, non il è... Il suo personaggio, anche il personaggio, suo personaggio. Alla fine, guarda che adesso, soprattutto per gli artisti contemporanei, il tema di personalità, di branding, di creare una sorta di branding della tua identità. Cioè, c'è l'artista contemporaneo è molto, forse anche prima lo era, però è molto più imprenditore nel crearsi un'identità, uno stile, collaborando con ovviamente galleristi, critici, però questa identità imprenditoriale, soprattutto se pensiamo agli artisti famosi, spesso sono dei businessman anche un po', un Jeff Koons è un esempio concreto, Maurizio Cattelan, altro artista famosissimo italiano, sono proprio personalità, la personalità importante. Senti Alessia, ho dato per scontato che tutti ti conoscano qua in chat, ma magari non è così. E se ci dici in 20 secondi la tua giornata, tipo come si organizza e su cosa sei principalmente concentrata professionalmente. Sì, allora la mia giornata tipo in questo periodo ma anche, diciamo, allora io normalmente lavoro abbastanza a casa, quindi sono fortunata, a parte quando devo andare per degli incontri, quando faccio delle consulenze, faccio lezione, che prima andavo in aula, prima, adesso facciamo lezione online. Però ti dico, giornata tipo, mi alzo presto, cioè presto, normale, e poi lavoro, cioè dipende da cosa, dal periodo, diciamo che... Che cos'è alzarsi normale per te? Perché per la mia dolce metà alzarsi normale è le 5 del mattino, no, per lei è normale. Alle 8, normale. Ok, normale. Cioè,
calcolo sempre che devo dormire almeno 8 ore, quindi essendo autonoma decido a seconda di quando vado a dormire, vedo più o meno. E poi diciamo che gran parte della giornata o appunto faccio ricerca, molto spesso scrivo, adesso sto scrivendo un libro sul collezionismo di orologi, però diciamo che avendo scritto vari testi molto spesso scrivo o per riviste o perché faccio ricerca così, e altre volte invece lavoro magari su progetti per clienti, sempre relativi magari a delle ricerche o degli approfondimenti su artisti o sul mercato di qualche artista o comparando vari artisti. E in questo periodo devo dire che invece passo anche molto tempo a fare esami online, quindi all'università, a correggere tesine, tante. Quest'anno ho dato tante cose, che ci ho messo praticamente 10 giorni a correggere. E quindi queste giornate in quest'ultimo periodo. Normalmente diciamo che mi occupo di fare consulenza per vari soggetti, quindi dalle banche, dalle collezionisti privati, relativi appunto a tipi di investimento, a come costruire una collezione, ad approfondire magari qual è il mercato, quali sono le caratteristiche di un artista, oppure anche formazione, corsi di formazione per banche, sempre istituzioni. Sugli orologi mi hai preso di sorpresa, perché collocavo gli orologi in un'altra galassia, ecco, rispetto all'arte. Ovvio che ci sono orologi anche che sono delle opere d'arte, però certo, insomma, lo collocavo in un mondo diverso. È una tua passione, una ricerca? Ma guarda, no, è una ricerca. Considera che io mi sono sempre occupata di fare appunto ricerca sul mercato dell'arte, collezionismo, ho fatto un libro sui musei privati, quindi comunque sul collezionismo mercato. Ma in realtà mi sono accorta poi nel tempo che ci sono una serie altra di chiamiamoli investimenti, collezionismi, e li chiamiamo passion asset. Quindi collezioni relative alle proprie passioni. E sono anche questi, diciamo, passion asset sono anche degli investimenti, ovviamente legati più alle passioni, motivati dalle passioni, ma dove c'è anche un aspetto di conservazione finanziaria. Quindi, come dire, investo in qualcosa che mi piace, però mantengo anche magari il mio capitale. E quindi questi investimenti sono... ad esempio orologi da collezione, sono auto d'epoca, può essere sono gioielli, ci sono anche le borsette, quelli proprio non li compri. Le borsette sì, tipo sono le Kelly oppure sono... immagino adesso con lo streetwear ci saranno tutti quelli che hanno le collezioni di sneakers rarissime, anche quelli ho letto che sono nuovi, diciamo, ambiti, nuovi segmenti. Ti devo dire che, appunto, poi tra questi vari collectible, gli orologi mi piacciono, nel senso, mi piace vedere o ricercare tutti gli oggetti un po' particolari, ed è un settore che, diciamo, che interessante, simile, ha delle similitudini col mercato dell'arte, ma anche delle sue caratteristiche diverse, perché ovviamente l'oggetto d'arte è un pezzo unico, assolutamente. L'orologio, magari edizioni limitate, quindi ha comunque una produzione che però ha delle dinamiche simili all'arte. La scarsità. Ad esempio, nell'arte il valore a volte è creato, non dico artificialmente, ma anche con la scarsità. Ovvero arriva un collezionista in una galleria. Cioè, non è che se arriva un collezionista che ha la capacità economica nella galleria può comprare l'opera, non è detto. Cioè, non è che se tu entri in galleria e chiedi, c'è quell'opera lì, quell'opera costa, adesso sparo, 1 milione di euro, ce li ho, la compro? No, non si può, non è scontato. Perché? Perché c'è... Io pago e pretendo, no? Come no, arrivo... No, non funziona così. Perché? Non funziona così
che in certe gallerie c'è comunque c'è questa waiting list, quindi la lista d'attesa, che a volte è una lista così come c'è per gli orologi. Ad esempio, chi sta guardando ed è un po' appassionato di orologi sa che se vuole, ad esempio, un orologio Patek Philippe Nautilus, non lo trova. Cioè, no, il prezzo di listino è uno, ma in realtà non c'è. Quindi se proprio vuoi, lo trovi nel mercato secondario, ma magari assolutamente al prezzo doppio. Quindi, okay. E questo è un tema di scarsità creata per incrementare il valore e la reputazione, la desiderabilità. E anche nell'arte così. Cioè, prego, prego. Sì, sì. No, dicevo, le gallerie, come dicevo, c'è questa waiting list perché l'obiettivo, diciamo, principale, se possono, è quello di vendere. Hanno, come dire, anche i galleristi di un certo livello hanno una sorta di ranking per il potenziale posizionamento dell'opera. L'ideale è al primo posto il museo, quindi se me lo chiede il museo, glielo vendo anche a meno rispetto al collezionista, perché andando nei musei l'opera acquisisce valore e reputazione. Quindi dice al primo posto il museo, i certi musei. Secondo posto collezionisti famosi con un museo privato. Terzo posto collezionisti famosi. Quindi c'è un ranking. Cioè, se tu arrivi dentro e dici io ci sono, però tu non sei nel ranking. Monti al 170° posto e poi alla fine Montemagno. Vabbè, allora questa sarà la mia posizione. Chiaro. La desiderabilità e anche gli orologi, è curioso perché non sono pezzi unici, sono pochi magari, però questo concetto di scarsità artificiale è una strategia proprio è una strategia del lusso. Eh sì, forse sì. Ma pensavo che con la parte online, le vendite online di arte e tutta l'esplosione dei social, la possibilità per gli artisti di creare proprio brand, la propria immagine, comunicare direttamente poi con il proprio utente finale, vendere direttamente l'utente finale, pensavo che il ruolo delle gallerie fosse stato molto ridimensionato. Ma sai, allora... Non è così. Io direi anche di no, nel senso, sicuramente il fatto che ci siano questi nuovi canali permettono ad ogni artista di comunicare di più, di creare i propri contenuti, di comunicare a un grande pubblico e eventualmente anche di avere un contatto diretto con collezionisti. Però la realtà è che il valore, la reputazione viene comunque costruita con l'aiuto di galleristi importanti. Perché? Perché il gallerista importante ti aiuta, ti espone e ti presenta nei contesti più prestigiosi, alle fiere più importanti, a lui una serie di, come dire, una serie di nomi di collezionisti di un certo livello, cioè tipo, e altra cosa importante, ha le relazioni con i musei di qualità che permetteranno di organizzare una mostra, un'esposizione, e tutto questo creerà una reputazione, un valore. L'artista da solo può comunicare al suo pubblico, ma ha bisogno di costruire intorno alla propria opera la sua reputazione attraverso mostre importanti, attraverso posizionamento importante. Quindi secondo me, diciamo, i canali social aiutano a comunicare, però il supporto di galleristi di un certo tipo è inescludibile. Dici, poi dipende, è fondamentale, dipende anche comunque da come ti posizioni. Cioè, se io mi posiziono probabilmente su una fascia bassa, vuol dire che produco opere e vendo opere, magari, dico, sotto i 5.000 euro, magari, non lo so, magari attraverso la propria attività online è possibile, però, come dire, consideriamo sempre che il mercato dell'arte non è unico, ci sono tanti mercati e ci sono varie stratificazioni ai quali appartengono collezionisti e quindi non è così, è un po' sofisticato, dipende anche dove ti posizioni.
E a chi, chi vuoi raggiungere? Certo, sì. Certo. Immagina di portarci un pochino all'interno del come si costruisce una collezione. Arriva da te una fondazione, arriva Bill Gates, magari tra 5 minuti chiama Bill e dice Alessia, new collection, budget. New collection. Budget unlimited, perché Bill ovviamente c'ha una budget unlimited. Allora. E a parte che c'ha già tutto lui, in effetti, sto pensando, ti chiama un altro che non sia Bill Gates. Elon Musk, Elon ti chiama e ti dice Alessia, ok, allora, voglio una collezione. Da dove si parte? Diciamo, qual è la checklist per creare una collezione? Beh, io inizierei comunque come prima a voglio una collezione, dico bene, bello, bene. E poi cerco una cosa figata. E poi cerco subito di capire il suo gusto, che cos'ha, la sua personalità, voglio dire, se ha già delle opere, cioè cerco di capire cosa ti piace. È la prima cosa, perché altrimenti ci sono tanti. A me capita spesso che mi dice se c'è un lavoro, cos'è che era, cioè, che mancano i parametri, ecco, se c'è un buon investimento da fare, dimmi, ma investimento, dimensione dell'opera, tipo di opera, budget, di che cosa stiamo parlando, cioè un minimo. Quindi uno è capire il tipo di gusto, cosa interessa, cosa piace, questo prima cosa. Seconda cosa, anche capire il tipo di orientamento in termini economici. Vogliamo andare sui giovani, vogliamo andare su artisti che sono già storicizzati, quindi artisti famosi. Dipende un pochino. Quindi quella è la prima cosa. Una volta che uno ha individuato un pochino su che tipo di artisti fare ricerca, quindi allora lì si inizia tra virgolette, a cercare, approfondire una serie di artisti e a proporli al cliente. E quindi anche per capire un po', perché è importante, diciamo che queste due cose banali sono importanti, il tipo di collezione, il tipo di opere che possono piacere, interessare, e anche il budget, perché più o meno cosa stiamo parlando per ogni opera, più o meno. Certo, però ti faccio una domanda. Ogni volta che io parlo con la mia dolce metà, e se lei mi dice ti piace, io ho quel momento di confusione, perché questo vale, cioè anche se mi fa vedere una staccionata e dice ti piace più blu o verde o giallo. Ma tu dici di ogni cosa o arte? Cioè, no, in generale, cioè io appartengo a quella categoria di persone, probabilmente. Non piace niente, non è neutro. No, ho una serie, per dire, mi fa vedere Richter, mi piace quel quadro lì, cioè, mi piace quel quadro. Però, diciamo, faccio molta fatica a darti un giudizio fuori da un contesto, perché magari mi piace quel quadro lì, ma se poi me lo metto in camera mi fa schifo. Quindi certo. Per dirti esattamente, cioè devo vedere il risultato finale, ecco. Hai capito? Ci sta. Quindi, mentre invece hai quelle persone, magari come sei tu o come la mia dolce metà, lei vede una roba e dice, questa roba qua in caso in giardino sarebbe perfetta. La vede già, la visualizza in 3D, no? Dici di quadro o qualunque cosa? Nel mio caso io sono negato in qualunque cosa, no? Allora, se dovessi venire da te, ti direi, guarda, voglio fare una collezione. Ci abbiamo 100 milioni e tu mi dici, ma cosa ti piace? Boh, non lo so. Okay. E allora quindi, inizi a proporre anche vario genere, partendo da lavori di qualità, che sono tanti, di vario tipo, tanti artisti, tanti linguaggi, inizia a individuare, a proporre dei generi, così da capire meglio cosa ti ispira, cosa ti ispira. Ti piace di più la fotografia, ti piace la fotografia astratta, ti piace la fotografia invece figurativa, ti piacciono le opere di pittura astratte, geometriche, oppure più figurative. Cioè, quindi la prima cosa è anche capire cosa ti piace, e ti dico che non è immediato, perché io anch'io ogni tanto faccio un'autoanalisi e dico, ho una cartella con tutte le opere che mi piacciono, e da lì poi dopo, a posteriori, capisco che una serie di tratti di queste opere
hanno a che fare con la mia personalità, ma è un qualcosa che viene avanzato, quindi, come dire, quello che ti piacerà poi ha a che fare con la tua personalità. È importante quindi conoscerlo meglio, conoscere un po' meglio e tirar fuori. È un esercizio anche psicanalitico. Immagino. E se poi scopri che, come il mio amico al quale ho fatto bere Sassicaia e Cervaro della Sala, e mentre lo beveva ho ordinato una birra perché a lui piace la birra, e dice vabbè, allora bevi la birra, però insomma non è il massimo. Magari scopri che un cliente ha un gusto estetico, diciamo, pessimo, sì. Beh, pessimo nel senso che lo porta a creare una collezione che sarebbe... non il massimo. Allora, certo, no, allora lì un'altra cosa, ad esempio, che capita, ad esempio mi è capitato che magari, non so, passeggiando in fiera, sì. un cliente vede un'opera, e allora, e quell'opera, se vuoi, era ripetitiva rispetto a un artista che aveva fatto lavori del genere anni prima, quindi comunque è stato uno... Allora, da lì capisci che dici, ti piace quel genere, però allora andiamo su quello che ha parlato per prima nello stesso modo. Quindi andiamo sull'artista che è stato innovatore, perché ci sono tanti altri artisti che magari tu dici, mi piace quello, però probabilmente ha ripetuto un linguaggio che è già stato utilizzato e che connota un altro artista. Cioè, chiaro. Capito cosa? Vado alla fonte originale. Esatto, cioè per dire, per costruire qualcosa di qualità. Poi può anche andare bene quell'artista lì, dipende da cosa vuoi costruire. Se tu dici magari ho un budget basso, voglio comprare ciò che mi piace, compro questo. Se invece vuoi costruire qualcosa che abbia anche una sua un po' importanza, almeno definisci il gusto e trova chi ha utilizzato quel linguaggio. Quel linguaggio prima degli altri. Okay. Simone Tortora su Facebook, collegato a questo, ti chiede come districarsi tra il valore e il prezzo di un'opera. Dove magari dici, ok, riconosco il valore, però magari la richiesta economica è clamorosa, e se la fanno a me che non capisco nulla, dico, ah vabbè, allora costa questo, tratti un po', ma non sei in grado di determinare il prezzo. Per te invece è diverso. Beh, allora io direi che sono sempre due aspetti. Infatti, alla fine, un advisor che cosa serve? Un pochino per guidare e per, chiamerei anche per controllare, tra virgolette, una serie di parametri. Perché da una parte il collezionista guarda, dice mi piace questo quadro, questo genere. E poi però è bene, dipende su che cifre stiamo parlando, perché poi ci sono acquisti, a seconda di chi è dell'acquirente, ci sono acquisti che possono anche essere non controllati, perché dici acquisto perché mi piace, punto e basta. Così come acquisto una sedia, se tu puoi, in base al tuo budget, quella sedia costa 6.000 euro, la voglio, non è che sto a approfondire più di tanto. Certo. E quindi anche ho anche quadri. Se invece probabilmente la cifra inizia a essere un po' più importante, bene controllare che sia giustificata. Cosa vuol dire? Vuol dire andare a vedere e dire, non so, quest'opera costa 50.000 euro. Beh, allora vediamo un po' bene, cioè chi è l'artista, quando è nato, cioè che età, con chi lavora, con quale galleria lavora, dove ha esposto, vediamo se il curriculum giustifica anche questo valore, dove ha esposto in determinati musei, è stato presentato alla Biennale di Venezia, è stato esposto a Manifesta, cioè c'è da collocarlo, e allora collocarlo e poi da lì capisci, è già in qualche collezione di qualche collezionista famoso, in qualche museo, e tutto questo permette di capire e giustificare il valore. Vado a vedere se sono state vendute già delle opere in asta, sono già state vendute, a che prezzi, che lavori. Bisogna un po' studiarlo con l'aiuto di un consulente, perché giustamente tu dici costa e magari un attimo va approfondito. Chiaro. Magari non li va, cioè non è che non li vale, magari consigli e dici, ma forse costa un po' tanto, cioè probabilmente a parità magari orientiamoci verso un altro autore che ti piace nello stesso modo, ma che può avere
una stabilità o comunque una prospettiva più, più stabile, cioè va un po' studiato. E invece la verifica se è un'opera originale o meno viene fatta, viene commissionata a un laboratorio specializzato? Dipende da cosa, allora poi dipende di cosa parliamo, nel senso che sicuramente tra i fattori importanti da tenere in considerazione per il valore di un'opera abbiamo tanti aspetti, quindi c'è il riconoscimento della critica, il fatto che l'opera sia stata acquisita da musei, che è stata esposta in determinate mostre, c'è la tecnica, anche ci sono tecniche che valgono e costano di più rispetto ad altre, e sicuramente l'autenticità, cioè il tema dell'autenticità è un tema importante, che negli, per quanto riguarda l'arte contemporanea, quindi gli artisti viventi, è più facilmente controllabile perché l'artista è vivente. Anche se dico già, è una buona prassi, anche proprio quella degli artisti viventi, di creare degli archivi, archivi o delle fondazioni che quindi catalogano tutti i lavori, hanno, come dire, un elenco di tutti i lavori creati e prodotti, e quindi quello facilita il fatto di individuare appunto l'opera. Se invece parliamo di artisti non più viventi, il tema dell'autenticità è ancora più importante e può determinare appunto il valore o meno di un artista. Anzi, ci sono ad esempio dei casi di archivi d'artista che lavorano male, perché probabilmente magari c'era l'erede, poi c'era la moglie dell'artista, cioè c'è confusione e non c'è accreditamento magari su un singolo o archivio o fondazione, quindi questo comunque danneggia il mercato, perché il tema dell'autenticità è fondamentale per dare credibilità e valore. Got it. Sì. Paolo Toriani su Facebook va dritto al pratico, dice: una persona che ha 10.000 euro di budget, ok? mi lasci come la... 10.000 euro, però insomma magari ha messo via 10.000 euro, dice: può investire in arte o è troppo poco? E può essere conveniente investire una cifra relativamente bassa? Chiaramente qua parliamo di opere che valgono centinaia di milioni, è chiaro che 10.000 euro non è che... Dipende, ma assolutamente. Consideriamo, allora, come dicevo prima, facciamo anche questa classificazione semplice, basica, però mettiamo che abbiamo appunto quelli che chiamiamo le blue chip del mercato, vuol dire opere importanti, grandi valori, grande liquidabilità, grandi valori, no, non è il target. Ci sono anche delle, diciamo, quelle opere che sono ad alto potenziale. Cosa vuol dire? Sono artisti magari già scomparsi o ancora viventi, che però non sono troppo noti al pubblico, però hanno avuto un percorso artistico interessante, sono stati innovativi, sono ricercati, hanno prodotto dei lavori ricercati con una ricerca, però non sono così famosi. Allora lì si può andare a vedere, perché lì magari compri dei buoni lavori che potranno anche rivalutarsi. Quindi non è detto, cioè ci sono tanti, quei grandi nomi li conosciamo e sono già appunto, ripeto, le blue chip, ma ci sono tanti artisti che sono ad alto potenziale. Poi ci sono quelli che possiamo chiamare delle scommesse, quindi sono i giovanissimi, hanno prezzi bassi, sono sconosciuti, è una scommessa, non si sa. Cioè, mentre invece quelli ad alto potenziale hanno già un loro percorso espositivo, hanno già avuto un percorso, a volte però magari non sono ancora così famosi. Faccio un esempio, capita a volte di artisti che hanno prodotto, hanno avuto una carriera interessante, di prestigio, con una ricerca innovativa, non erano stati così famosi, e poi magari a volte dopo la morte il loro archivio diciamo viene gestito, preso in gestione magari da una galleria famosa, e allora lì inizia il boom. Però hai capito che se tu avevi acquistato quell'artista che fino a poco prima aveva avuto un percorso artistico di rilievo, ma non aveva magari una singola mossa, il fatto che venga poi preso in gestione l'archivio di quell'artista da parte di una galleria famosa fa aumentare le quotazioni. Quindi lì uno può fare un po' di ricerca.
E poi immagino quindi, che se domattina Trump decide di comprare Clapis, che è un mio amico che fa le sue opere, è chiaro che la quotazione è il sistema. Cioè, gli dà subito una notorietà diversa. Sì. Chiaro. Sì, ma sai, è molto un sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire che poi il valore è dato da una cerchia di soggetti, una cerchia di gallerie, da una cerchia di opinion leader, di collezionisti, che se iniziano a prestare attenzione, ad acquistare determinati artisti, inizia la crescita. Ma anche i giovani artisti. Se tu vedi, mi è capitato forse di vedere, ad esempio, una collezione famosa, è la Rubel Family Collection a Miami, che è una collezione di due collezionisti famosi che hanno creato anche un loro museo privato e loro collezionano arte contemporanea, giovane. Però capisci che se una Rubel inizia ad acquistare un giovane, perché fa scouting, perché guarda i giovani e perché ha, chiamiamo, il fiuto per le novità, se inizia ad acquistare quel tal giovane, e quel tal giovane probabilmente poi inizia a lavorare con un'altra galleria importante, inizia a alzare i prezzi e nel giro di 3 anni, capito, l'ho comprato a niente, però bisogna appunto conoscere un po' il sistema e il mercato e monitorare. Sempre in base ai gusti del cliente, perché giustamente. Luca Malatesta su LinkedIn ti chiede se esiste una nuova corrente artistica su cui tutti puntare per ottenere un buon ritorno in futuro. Cioè, vogliamo la garanzia di avere un 300% nei prossimi 3 mesi. Ma c'è qualcosa di interessante che vedi? Allora, anche queste sono un po' domande generaliste, perché la corrente per un buon ritorno, come dire, la corrente vuol dire già più artisti, tutti avranno un buon ritorno. Cioè, no, io direi, cioè no, non mi sento di dire no, poi magari appunto ci sono vari, ci stanno ascoltando, ci sono altri esperti, però io direi che più che la corrente è sempre individuare un genere che possa interessare e provare a individuare degli artisti che possano avere delle prospettive di sviluppo, di rivalutazione, anche se ricordiamoci che se tu ci pensi è strano anche il fatto che in arte, a parte che la maggior parte magari dei collezionisti sono appassionati e quindi sono interessati a conoscere la carriera, il percorso, il lavoro, però approcciarsi all'arte pensando esiste qualcosa su cui posso avere un capital gain, un ritorno, è anche un po' troppo. In quale ambito si acquista? Pensa un po', in quale ambito si acquista solo per avere un guadagno? Aspetta, ti abbiamo perso. Ecco, è andato. In quale ambito? Ho avuto per un attimo un brivido lungo la schiena pensando di nuovo siamo cascati. Però alla fine, scusa, pensa anche quando, ad esempio, acquisti un immobile. Ecco, sì. Che non è paragonabile, però voglio dire, acquisti un immobile, quando compri una casa, dipende, se la compri perché lo stai facendo come attività, allora l'obiettivo è comprarla poco per poi rivenderla. Ma se la compri per te, quindi per viverci, quali sono i requisiti? Non è lo comprerò per guadagnarci, no, speriamo di comprare una bella cosa, di aver pagato e di mantenere il mio valore, cioè non voglio strapagare per quello che vado a comprare, no? Chiaro. Anche pensando sì, hai tanti parametri ovviamente che prendi in considerazione. Qui abbiamo parlato adesso, magari ricordo a chi si è messo in ascolto adesso oppure vede il titolo, è chiaro che noi non stiamo parlando di arte dal punto di vista della creazione artistica, della passione per l'arte, della bellezza dell'arte, stiamo analizzando in modo freddo il mercato dell'arte, quindi tutto il sistema che gira intorno all'arte. Lo ricordo perché poi i miei hater dicono ecco Montemagno parli solo dei soldi per l'arte, no? Parliamo del mercato, mercato dell'arte, per questo ne stiamo parlando. La conservazione invece delle opere, nel momento in cui ho la mia collezione, la mia paranoia subito mi direbbe porca miseria adesso, no, tutte le tutele, cose, se poi c'è l'incendio, penso sempre questo, se poi c'è l'incendio.
Ma quello, se c'è l'incendio, a me è capitato un vicino che si è incendiato l'appartamento, ma se c'è l'incendio anche la casa, l'avevo comprata, non è assicurata, cioè quanto avevo speso per farla, già, però le opere... No, allora diciamo che anche ci sono poi una serie di fattori da tenere in considerazione una volta che hai acquistato dei pezzi, creato dei pezzi, che cioè creato una collezione, che hanno a che fare con la conservazione, poi dipende da che lavori, perché però anche devo dire che anche i lavori di arte contemporanea poi richiedono magari degli interventi di conservazione, quindi anche se sono nuovi, e ti devo dire che l'arte contemporanea a volte è anche, adesso, è anche più difficile, perché sono materiali vari, e anche tra virgolette non dico sconosciuti, ma l'artista stesso non ha una cognizione di quel materiale, ha iniziato a lavorare perché c'era l'estro creativo con quel materiale, è venuto un bel lavoro e continua a lavorare con quel materiale, ma poi probabilmente capita anche strada facendo che si accorge che l'opera che aveva creato, che magari è in vendita o è già entrata in collezione di un collezionista, magari si deteriora perché non aveva in mente il materiale, come potesse... E a volte, diciamo che se l'artista è vivente, magari ti rifà l'opera. È capitato magari di un... Dipende, a volte se l'artista è vivente, come dire, ha lavorato con un materiale, poi nel frattempo, perché considera che anche l'artista poi, dico, è un ricercatore, lui ha la sua idea, ma a volte poi trova un materiale migliore per fare la stessa cosa che faceva, però, come dire, un materiale che si conserva di più, che dura di più. Quindi a volte può capitare che se l'artista è vivente sostituisce l'opera al collezionista magari con il nuovo materiale. Diciamo che se l'artista è vivente, dipende dal contesto, può succedere qualcosa del genere. In altri casi ci sono poi degli, diciamo, dei laboratori, degli studi che fanno proprio anche il restauro sul contemporaneo. A Milano sì, ci sono, ad esempio, cos'è Open Care, che ha un bellissimo dipartimento di restauro che lavora sui vari materiali e quindi restaura opere anche... Però ecco, sono tanti. Un caso emblematico, non so se avevi sentito, era quello dello squalo di Damien Hirst. Non so se avevi sentito. No, ma lo vado a recuperare. Già mi hai intrigato, lo squalo. Lo squalo. questo lo compro, lo squalo di Damien Hirst, ho deciso. È uno squalo? Vabbè, ok. Lo squalo di Damien Hirst, ok. Lo squalo di Damien Hirst che è... Ma è uno squalo proprio. E certo, tu considera che Damien Hirst, no, magari non lo conosci, Damien Hirst lavora spesso con degli animali, delle carcasse in formaldeide. Ecco. Questo qua, ma porca miseria, ma questo è un pazzo furioso, vero? È un pazzo furioso, ma guarda che gli artisti sono comunque dei pazzi furiosi, ma questo Alessia, cioè, se ne approfitta della sua furiosità, ok. E lui che cosa ha fatto? Ma in questo caso compro lo squalo e dopo un po' non è che durerà questo. Va in putrefazione. Giusto. No, lo squalo era stato acquistato da un famoso collezionista, adesso non mi ricordo più se era Cohen, comunque un famoso collezionista che l'aveva acquistato, ma anche a cifre, guarda, a cifre importanti, importantissime, e poi si era rovinato. Il risultato è che è stato sostituito, quindi sostituisco un altro squalo. Un altro squalo. Però questo, ma mi spieghi, ecco, per te che cosa ci vedi tu nello, a parte che mi piace anche questo squaletto qua, ma che tu col tuo occhio diciamo tecnico, che cosa ci vedi in quest'opera qua? Ma allora, poi ripeto, adesso ognuno anche ha i suoi gusti. Sì, a me devo dire personalmente dico, a me, anche se avessi tutto lo spazio, facciamo che non avessi limiti di budget, tutto lo spazio, ma a me lo squalo non piace più di tanto, quindi non lo prenderei, non vorrei avere lo squalo. Però ha a che fare con, ha
che fare tutto con l'artista, il suo linguaggio, la sua poetica, la sua, come dire, il fatto di aver lavorato in maniera anche trasgressiva con animali. Lui ha sempre, Damien Hirst, tra i tanti lavori, perché ha fatto tanti lavori, diciamo che magari i lavori più conosciuti sono i dot painting, quindi sono dei, anzi sono, diciamo, forse anche due o tre. Uno è i dot painting, quindi questi grandi dipinti con i pallini. Diciamo un linguaggio più semplice che può piacere a tutti. Poi c'erano le farmacie. Lui ha fatto, faceva questi, queste cabine come se fossero delle farmacie con tutte le pilloline. Anche queste sono belle. E tu pensa che aveva un locale a Notting Hill, a Londra, che si chiamava proprio The Pharmacy, ed era un locale molto bello, creato tutto da lui, nel senso che tutto l'ambiente interno erano delle sue opere d'arte. Poi The Pharmacy è stato venduto e adesso ha ricreato quell'ambiente all'interno del suo museo. Lui ha un museo privato a Londra, Newport Street Gallery, ed espone opere che lui colleziona, perché lui è un artista. Lui è proprio l'esempio di artista, imprenditore, collezionista, businessman. Lui è proprio personalità. E anche considera che lui ha anche un'azienda dove produce limited edition, quindi è veramente l'imprenditore, per dire. Rientra nelle personalità, sono personalità, certo. Fuori dal... Sofia P su YouTube mi ha subito bacchettato, mi dice: quanto devi essere ignorante per non conoscere nemmeno lo squalo di Damien Hirst. Sofia, è come se io ti parlassi, Sofia, del top di rovescio o del flip di rovescio di Malong, e che ne sai tu? Ti direi che sei un ignorante pungistica, però ognuno ha le sue ignoranze. Io non capisco niente di arte, però mi curiosisco, vedi, soprattutto persone come te, Alessia, secondo me aiutano molto a avvicinare, no, a un mondo che magari uno non comprende, e poi da un passettino alla volta. La curiosità, la cosa importante, sai, alla fine, poi immagino, ma anch'io, perché voglio dire, ognuno conosce dei propri ambiti, poi dell'altro, certo, ambito niente, cioè niente, dipende. Però magari l'arte, tolto, può essere interessante raccontare o far vedere un po' il linguaggio di qualche artista che può incuriosirti, non deve necessariamente, sì. Se ti incuriosisce, poi dopo vai ad approfondire un po' meglio. Ma devo dire la verità, anch'io adesso non è che mi faccio problemi, molto spesso quando vado in giro in fiera, cioè o una cosa mi incuriosisce subito o basta, non la vedo neanche, quindi non sto lì, devo dirti, non sto lì a capire, approfondire, studiare. Se una cosa già non mi ha incuriosito, no. Certo, certo. Guarda, io dopo questa chiacchierata penso che quando ci risentiamo tra 35 anni sarò un esperto d'arte, probabilmente. Sì. Però, non so, tra i 35 e i 37. Senti, Alessia, è stata veramente una bella chiacchierata. Mi hai molto, molto incuriosito. Magari facciamo un futuro episodio, insomma, di approfondimento su altre tematiche, e ci teniamo in contatto, e in bocca al lupo per tutto, allora. Va bene, grazie mille anche per me. Grazie. Grazie ancora. Ciao, ciao. Ciao, ciao.